Città milanese al fianco di Fondazione Fiera Milano e Fondazione Progetto Arca Onlus per la raccolta fondi in favore delle mense per gli sfollati in Ucraina. Ne parliamo adesso insieme a Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, e Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca, entrambi in collegamento. Grazie per essere qui presenti con noi. Buonasera Nicoletta. Allora, Enrico Pazzali, inizio da lei domandandole il perché di questo progetto, anche se in realtà la collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e Progetto Arca continua in modo proficuo, no? Da diverso tempo. Sì, noi a ridosso del conflitto russo-ucraino ci siamo chiesti da subito cosa potevamo fare per questa tragedia umanitaria, e i colleghi polacchi hanno mandato a tutte le fiere mondiali un grido d'aiuto e noi l'abbiamo colto. Abbiamo chiamato il progetto Arca, che ovviamente è uno stakeholder importante della città di Milano, e lì abbiamo consegnato 170 tonnellate di beni di prima necessità con circa una ventina di tir, e da quello ovviamente siamo partiti. Poi purtroppo questi centri, prevalentemente occupati da donne e bambini, hanno iniziato a rispostarsi in Ucraina, e il progetto Arca, con il suo presidente Alberto Sinigallia, ha aperto due mense che gestiscono 3.000 pasti al giorno con 50 volontari, e lì ci stiamo dedicando per dare continuità a questo supporto a queste donne e bambini. Ecco, Alberto Sinigallia, ricordiamo anche che volontari di Progetto Arca sono presenti sui territori di guerra, comunque interessati anche al confine dagli esiti del conflitto, della guerra in Ucraina. Quante persone lavorano in queste mense? Quante persone vengono poi in realtà assistite giorno dopo giorno? Ma ci sono stati diversi periodi. All'inizio, subito al secondo, terzo giorno siamo partiti, abbiamo assistito inizialmente le persone in frontiera e che uscivano dalla frontiera, oltre 1.000 persone al giorno dormivano e decine di migliaia in frontiera, perché c'erano, all'inizio eravamo 10 gradi sotto zero in marzo, e con veramente un grandissimo esodo. Poi, come diceva il presidente Pazzali, ci siamo spostati dentro in Ucraina quando comunque le persone sono uscite tutte. Abbiamo iniziato ad assistere appunto con queste mense, soprattutto anche spazi per bambini molto importanti, perché non dimentichiamo che sono tutte mamme e bambini che arrivano da città che hanno subito bombardamenti, per cui grandi traumi. C'è bisogno di normalizzare proprio la vita soprattutto dei bambini, per cui oltre alla mensa c'è una tensiostruttura molto grande di fianco di 500 metri quadri dove i bambini possono giocare, vestirsi, avere tutti i loro alimenti, insomma. E adesso stiamo provvedendo anche a supportare a livello alimentare le persone che accolgono gli sfollati. Una mensa, giusto per dare un numero, a Chernivtsi, che ha 200.000 abitanti, questa cittadina ucraina verso la Romania, ha 180.000 sfollati, per cui queste cittadini accolgono nelle loro case gli sfollati, ma iniziano a mancare i generi alimentari, per cui proprio l'altra settimana è partito un tir per Chernivtsi. Settimana prossima partirà un tir per Leopoli, dove abbiamo l'altra mensa. Insomma, ci stiamo adoperando fin tanto che non inizieranno poi i finanziamenti europei per la ricostruzione. Siamo la prima emergenza, insieme a Fondazione Fiera ci siamo mossi subito con la logistica, che come sappiamo sia di Fondazione Fiera che nostra, era pronta in pochissime ore a partire. Allora, io sono purtroppo in chiusura, ricordo di guardare il video ma anche di condividerlo, ricordo che potete versare sul conto corrente Unicredit oppure sul sito https://sostieni.progettoarca.org, poi cercate tutte le informazioni. Grazie davvero Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, e grazie Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca. Grazie a tutti, grazie a Radio Lombardia. Grazie.